Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Gueltaleale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2021, pronti per il Gran Premio di Spa in Belgio. E signori, come potete vedere, lì di fronte c'è un altro signorino che si è seduto, in questo caso al posto del nostro buon Michael, che abbracciamo e salutiamo con tantissimo affetto. Però come vi avevo detto, questa ultima stagione volevo provare un po' i piloti leggendari senza fare tutta una stagione magari con un singolo pilota. Quindi è arrivato il buon Ayrton e vediamo cosa riusciremo a combinare a Spa. In questo caso ho potuto riadottare quella cosa dell'assetto, quindi abbassando un pochino quello che è il carico aerodinamico, cosa che non avevamo fatto in Ungheria per il semplice fatto che è inutile là, visto che non c'erano grandi velocità. Ho preferito mantenere il nostro assetto e in realtà non è andata benissimo. Vediamo se qui potrà andare un po' meglio. Le qualifiche in realtà non sono andate malaccio. Nelle prove libere il buon Ayrton è andato molto bene. Le qualifiche all'inizio per metà giro era primo. Poi non so, secondo me ha fatto qualche errore perché si è trafonnato di brutto. Comunque adesso andiamo a vedere la griglia. In attesa della gara di oggi, la giovane superstar Max Verstappen parte dalla pole position. Vabbè, qua è inutile anche dire qualcosa, ormai. Seguendo lungo la griglia queste le posizioni: Gasly, Norris, lo scienziato e Sainz. Anche la McLaren è andata molto molto bene. Tsunoda e Lewis Hamilton. Bottas, Senna, Esteban Ocon. Poi ha arretrato il buon Ayrton, noi siamo andati abbastanza bene, punto in le Red Bull continuiamo così e cerchiamo di concludere non anche si prendono fra i primi 10. Mai nella vita, così come anche le McLaren hanno fatto una gran bella prova. Allora signori, siamo pronti con... Ah bello, mo ho visto che mi avevi messo la strategia degli stronzi. Mo l'ho vista, meno male, a pelo. Poi uscendo ho visto con la coda dell'occhio che mancava qualcosa, il pallino. Ci voleva fa favole dure. Va bene, comunque voi ragazzi vi raccomando come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Fatemi sapere la vostra, anche per la scelta. Molti dicevano mantieni Michael che ci sta. Però come detto era più che altro per, visto che questa è l'ultima stagione, per girare un pochino almeno questi due piloti storici, oltre a quegli altri che ci sono. Però questi due ci sono particolarmente affezionato, quindi volevo diciamo essere loro compagni di scuderia, anche se solo per metà stagione, dai. Se poi in realtà Michael fosse stato lì davanti a lottare per il campionato ci avrei pensato un po' di più, però siccome diciamo non ci stiamo a giocare niente tra virgolette, insomma, almeno loro, vediamo noi cosa riusciamo a fare, non lo so, vediamo. Il cordolino. Non ci siamo toccati con nessuno. Siamo andati bene. Ma attenzione qui, che c'è Carlos. Porca troia, stavamo perdendo. Avvertimento limiti della pista. Signori, ci stavamo schiantando a Rouge. È normale che siamo usciti un po' lunghi là. O quello o uno schianto clamoroso. Porco due. È là. Vabbè, in realtà perché non l'abbiamo affrontata benissimo a livello di traiettoria, perché altrimenti anche col carico aerodinamico un po' più basso ce l'ha, più leggero, tra virgolette, ce la facciamo. Comunque Norris credo che sia partito male, perché davanti in terza posizione c'è Gasly, ma Norris è abbastanza dietro. Guarda come sono combattivi qua dietro e stanno tutti incollati. Con quale pressing, con quale ansia sulle spalle. Vediamo un po' se riusciamo a macinare per recuperare il distacco di un secondo e mezzo quasi su Pierre Gasly. Mentre Max è partito in pole e vuole affilare un'altra delle sue gare con pole, giro veloce e gara in testa, insomma, con la vittoria naturalmente, perché è abbastanza
sportiveggiante il buon Max, con la sua Red Bull. Vabbè, è la Red Bull che è sportiveggiante, perché pure Perez, insomma, dice la sua. Noi ci proviamo, signori, stiamo facendo del nostro meglio per quanto un po' più basso rispetto alle aspettative, il nostro rating attuale. Qualche gara in realtà l'abbiamo fatta bene. Il problema è che con qualche gara non lo vinci il mondiale. Soprattutto quando il tuo avversario non ne sbaglia una. Però ricordiamoci che lo scorso anno c'era Gasly che all'inizio aveva fatto uno start di stagione devastante, e poi Verstappen da lì ha iniziato a macinare male, che non l'ha visto più nessuno. Allora, guadagniamo sti decimini, dai. Stiamo vicini a Gasly. Che ci serve il DRS assolutamente. Attenzione. A questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Attenzione qua, abbiamo perso in ripartenza. Oh, ecco, ho dovuto tenere a palla anche Lerz, dai. Sarà una gara molto tesa. Con Verstappen lì davanti, con già ampio margine sul compagno di scuderia Perez. Noi siamo abbastanza vicini. Adesso le facciamo con un po' di rischio queste curve, perché come detto, avendo abbassato il carico aerodinamico ci permette di andare un po' più veloce, ma c'è un po' più di tensione nell'affrontare questi curvoni, perché madonna, quel muretto come l'ho visto male, è troppo vicino. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Errore. Ci abbiamo provato, ma errore in staccata lì. Eccessivi. Dobbiamo azzardare, signori, dobbiamo azzardare per forza. Attenzione qui, la tenuta come detto è un po' più problematica. Dai. Poi forse dove ci avviciniamo di più. Voglio provare ad impensierire Gasly, ma allo stesso tempo non voglio andare lungo in staccata. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 6,6 secondi. Che sofferenza, signori, che sofferenza, ma
allo stesso tempo che anche che divertimento, perché dai motore farlocco. Uppela. Madonna mia, che rischio. Abbiamo perso un po' di terreno su Carl, su Perez, Carlos Sainz, buonanotte. No, dobbiamo assolutamente riguadagnare e scendere sotto il secondo, se no è la fine, se no è la fine. Questo Gasly ci brucia. Vai. Attenzione. Questa è la parte dove forse un pochino di più guadagniamo. Dai. È tempo di entrare nei box. Completa il giro nel minor tempo possibile. Peccato essere così distanti da Perez, perché se no là è niente. Mi sa che ce lo siamo giocati. Porca puttana. Maledizione. Ce l'avevamo. Capire se rientrano pure loro, però non mi ha proposto una strategia alternativa, quindi evidentemente questa rimane ancora la migliore. Sono vicini sia in realtà Gasly, anche Carlos Sainz, ma anche Perez in realtà qui davanti. Noi dobbiamo puntare a Perez. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Rientra Max in realtà. Ok, dai. Vediamo se si riesce a recuperare qualcosa su Sainz. Verstappen non credo. Dai. Niente, tra noi e Verstappen c'è. Finire la gara con il treno attuale. No, non c'è nessuno, ok. Pensavo che Matsushita si sarebbe inserito tra noi. Ora vediamo come si comportano le medie. Siamo a 3 secondi e 2 da Verstappen. Niente. Dobbiamo puntare a Sergio. Concentrati. La Red Bull è una bestia. Già abbiamo perso altri 3 decimi su Verstappen. Porco 2. È una parola. E continuiamo a perdere tanto. Nel misto evidentemente hanno più tenuta. Potevamo farlo anche noi, ma avremmo perso tanto sul dritto. Ma non è vero. Ayrton è nei box.
dai. Devo provarci ora che ha le gomme fredde. Dai, dai. Grande così. Modamose. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Peccato che sta per noi, non rallenta per una cippola, anzi come dobbiamo stare attenti a non perdere la posizione e tempo con Perez, in realtà, che adesso ha dalla sua la scia e il DRS dietro. Gasly ha messo le dure, strategia degli stronzi per lui. Non riesce fortunatamente a starci dietro Perez, perché lui va forte nel misto, ma nelle parti penso che abbiano anche un assetto un po' più carico loro, perché sia lui che Max ci recuperano tanto nelle parti, diciamo, centrali. Di pista davanti a te, stanno sventolando la bandiera gialla. Quindi bandiera verde. Se riusciamo a mantenere il vantaggio, almeno la seconda posizione ce la possiamo accaparrare, come detto, con Perez che nel misto si avvicina. Ma stessa cosa anche per Verstappen, siamo arrivati a 3-7, però prima stavamo a 2-9, dico. Eravamo anche riscesi un pochino, ma hanno una gran guidabilità le Red Bull. Fortunatamente noi riusciamo comunque ad avere una buona velocità au rouge. Adesso attenzione però, perché stiamo perdendo tanto, non so perché. No, qua è un problema. Fino a mo' abbiamo resistito alla grande. Non è un problema, qua usciamo meglio, ma stavolta siamo usciti molto. Si era avvicinato fin troppo. Attenzione. Resistiamo per quest'ultimo giro, signori. Dai, dai. Guardalo come va nei curvoni. Noi siamo più in difficoltà, ma vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Poi fortunatamente qui riusciamo ad allungare un po'. In quest'ultimo giro e mezzo abbiamo perso un secondo e mezzo su Max. Ormai è finita, però per dire il ritmo che hanno tenuto i due della Red Bull fino all'ultimo giro. Noi speriamo di accaparrarci anche il giro veloce. Per il momento ce l'abbiamo ancora, ma mai dire mai, perché quelli dietro sono stronzi. Siamo sul podio, ottimo lavoro. Il team si è impegnato tanto per tutto il weekend. Pure noi, pure noi. Ricompensa possibile. Stanno gare che vanno un po' meglio, gare un po' peggio. Questa è stata una bella gara, abbiamo lottato bene e ci siamo guadagnati il secondo posto. Max, vabbè, imprendibile. Vittoria spettacolare per la Red Bull. Non credo si possa far niente. Max Verstappen stacca ancora di più gli avversari in classifica dopo una grande prestazione. Anche se il giro veloce l'abbiamo rubato. Pilota del giorno, Luca.
Ayrton debutta in dodicesima posizione. Lo scienziato ha saputo sfruttare al meglio le gomme senza perdere velocità. Un'abilità che torna. Continuiamo a perdere i punti qua su Max. Ora vediamo la classifica costruttori. La Red Bull aumenta ancora i punti di vantaggio. Nel frattempo, Aston Martin scala la classifica. Brava Aston Martin. Risultato eccellente di questo weekend. Dai, andiamo avanti. E tra l'altro sto aspettando anche un paio di migliorie per quanto riguarda la postazione. Abbiamo migliorato un pochino la postazione. Possiamo dire che stai andando al di là delle aspettative. Parliamo di questo team. Giusto per... Arrivederci. Comunque, tornando a noi, signori, direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio, con un buon Gran Premio di Spa, buonissimo direi, perché insomma, fino a un certo punto possiamo fare la Red Bull, non è che possiamo fare miracoli. E voi, mi raccomando, come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento con il Gran Premio d'Olanda, dove lì è là, dobbiamo mantenere l'aerodinamica, non lo so. Vabbè, ci vediamo alla prossima. Saluto a tutti da Quel Taleale.